Arte e Robotica del 2018. Eccoci, grazie. Allora, io vengo da Venezia come diciamo, organizzazione di un altro festival che dal 2011 ha avuto nascita e l'intento era intanto metterci in gioco noi, mostrarci, trovare uno spazio dove poter sperimentare, siccome sono anche artista, e poi si è sviluppato nel portare altri artisti, quindi avere uno stimolo poi di conseguenza, visto che sentivo la mancanza di... Più voce se puoi. Sentivo la mancanza di una relazione e un confronto con le realtà che non erano presenti nel territorio italiano e erano invece molto sviluppate all'estero. Dopo di questo, dopo dei diversi appuntamenti negli anni, con Maria abbiamo pensato di organizzare un festival di video arte, però di video e documentazione, dove gli artisti spiegano attraverso la forma del video documentativo i propri lavori. Quindi era un modo anche per avvicinare il pubblico a capire, a comprendere meglio come si realizza un'opera che utilizza le nuove tecnologie, quindi un'opera che solitamente vedo finita, ma il processo che c'è dietro è altrettanto importante a volte anche per l'artista stesso. E quindi viene affiancato questi giorni di festival, che si chiama quindi Screening Festival, che è il festival che stiamo appunto parlando. E un'area formativa pure, quindi anche per poter sperimentare in concreto quello che viene visto. Quindi attraverso una lettura visiva si può poi anche travasare in quella concreta. E, durante il festival ci sono diversi artisti che vengono ospitati, finora abbiamo avuto due edizioni precedenti, quindi 60 artisti abbiamo ospitato in questi due anni precedenti. E, da tutte le parti del mondo, visto che in Italia appunto mancanza, quindi spesso sono da fuori e il festival poi in inglese in questo senso. E, credo che sia insomma, interessante per il format intanto documentativo, dove l'artista spesso si confronta con il proprio lavoro in questa modalità qua, ovvero deve presentare una documentazione del proprio lavoro per poterlo presentare, prima di poterlo effettivamente viverlo dal vivo. E dall'altro quello di avvicinare il pubblico a avere una, diciamo, una panoramica un po' più chiara di quello che poi magari si trova e non capisce immediatamente, perché non ci sono ancora quegli steps che portano a comprendere un tipo di lavoro appunto che non è tanto presente in Italia. Quindi quello che si sta facendo adesso per il prossimo anno è quello che si è fatto negli anni scorsi. Si è partiti con la prima edizione dove era molto generico, dal punto di vista dove viene utilizzata la tecnologia in relazione alla scienza, alla musica, al digitale, quindi era una panoramica molto ampia. Dopo si è iniziato a focalizzare sulla robotica e adesso il prossimo anno segue sempre questo versante qui, magari più sull'elettronica, sarà sempre immaginario scientifico. Quindi sono due giorni in cui il pubblico può andare gratuitamente e vedersi questi artisti attraverso la loro presentazione.